Giornata di pesanti disagi a Venezia. La città è stata colpita al mattino e al pomeriggio da due acque alte di proporzioni ampiamente superiori al previsto e il Mose è rimasto fermo. Scoppia la polemica sulla mancata attivazione del Mose. Il provveditore Zincone, l'allerta doveva essere data 48 ore prima. La politica veneziana chiede di partecipare alla gestione del sistema. Il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli sul flop del Mose: Venezia drammaticamente beffata, il sistema non può essere gestito da Roma. Litorale veneziano devastato dal maltempo, le mareggiate hanno eroso 300.000 metri cubi di sabbia provocando danni di milioni di euro. Da Bibiona sottomarina ecco la mappa dei danni. Task force di Natale per le forze dell'ordine anche a nord-est chiamate a far rispettare l'ultimo DPCM. Il sottosegretario Variati: non diamo per scontata la fascia gialla per il Veneto. Il sindaco di Noale, Patrizia Andreotti, è positiva al Covid. Dopo un po' di febbre nel pomeriggio ha avuto il responso del tampone. Grazie alle tecnologie potrò seguire l'amministrazione anche da casa, dice. Alla chiesa di Sant'Antonio a Marghera, festa dell'Immacolata, dedicata alla statua della Madonnina di Piazzale Giovannacci, orrendamente deturpata da un vandalo il 26 novembre. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura della nostra edizione veneziana, il maltempo e i disagi patiti nella giornata di oggi dalla città di Venezia, con due acque alte di proporzioni non previste, con il Mose che non è entrato in funzione. Dovevano essere al massimo 125 centimetri sul livello del mare, invece sono stati 135 e 138, una doppia variazione che per Venezia rappresenta un mezzo disastro. Due picchi di acqua alta, uno alla mattina e il secondo al pomeriggio, hanno allagato la città cogliendo tutti di sorpresa. A partire dai sistemi che avrebbero dovuto difenderla, dopo 48 ore di attività ininterrotta, stavolta il Mose non si è alzato, fidandosi di previsioni che sono state smentite nell'arco di poche ore. Alle 10 di mattina le sirene di allerta suonavano ancora una previsione di 120 centimetri, che però a mezzogiorno era diventata di 130. In un caso o nell'altro, la sorte delle zone più basse della città era già segnata. Con l'entrata in funzione, seppur in via sperimentale, del Mose, scene come queste sembravano essere state relegate all'album dei ricordi. Invece le sirene hanno suonato poco fa, annunciando un'alta marea superiore ai 130 centimetri. In questo momento sono 135. Naturalmente Piazza San Marco è sott'acqua, così come quasi la metà di Venezia. Per Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco, si sta giocando a dadi con l'economia di Venezia e di Chioggia. 5 centimetri di acqua alta in più o in meno a Venezia fanno una differenza che si calcola sull'ordine delle migliaia di euro di danni. È stata una decisione quantomeno opinabile. Il Mose è stato costruito per essere utilizzato sopra i 110, insieme a tutta una serie di opere complementari che, ahimè, non sono state neanche appena approntate per quel che riguarda perlomeno la Piazza San Marco. Quindi ci troviamo in una situazione veramente drammatica. Sopra il 1,40 m l'acqua alta è considerata eccezionale, o forse lo era, visto che si tratta di livelli sempre più frequenti. Ma ad 1,45 m si entra ancora nella classifica delle prime 20 alte maree degli ultimi 100 anni. Negli ultimi anni si è passati da poche volte sopra il 1,10 m a più di 30 volte lo scorso anno, quindi è veramente una situazione in peggioramento. Il cambiamento climatico lo abbiamo visto in questo weekend, ha colpito tutto il nord Italia, ma l'Italia stessa in tante altre zone. Inevitabile a questo punto una marea di polemiche. Il Mose non era attivo e Venezia con il fiato sospeso, inseguendo condizioni meteo in continuo peggioramento, con la massima alle 16:25 di 138 centimetri. L'acqua sta lentamente scendendo, ma restano aperti gli interrogativi se ci sia stato un cortocircuito di comunicazione tra gli enti responsabili, l'impossibilità di dar vita a reazioni tempestive o se l'errore sia stato di previsione. La spiegazione arriva da Cinzia Zincone, a capo del provveditorato alle opere pubbliche del Nord-Est, che ha chiarito: siamo in una fase sperimentale nella quale si alza quando c'è una previsione di 130 centimetri. L'allerta viene data 48 ore prima per permettere non solo di emettere le ordinanze per la navigazione, ma anche per convocare le squadre operative. Non si parla di azionare un bottone, insomma, perché l'operazione richiede molto anticipo e quindi con l'evolversi repentino della situazione non è più possibile correre ai ripari.
e il sindaco Brugnaro ha seguito l'evolversi della situazione al centro Maree per poi recarsi a San Marco. E sul fronte caldo della politica arrivano commenti bipartisan dall'assessore Laura Besio, che chiede che i poteri di gestione della laguna restino in città e non a Roma, al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che ipotizza di prevedere che il MOSE sia allertato tenendo maggiormente in conto dei margini di errore sulle previsioni. Il MOSE è in preallarme, proprio in questi minuti stanno arrivando gli operai, lo annuncia il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sulla base delle previsioni meteo che danno per domani mattina una massima di marea di 120 centimetri. Speriamo che si scarichi in mare l'acqua della laguna, giunge per poter alzare il MOSE verso mezzanotte e mezzo o l'una. Situazione particolarmente drammatica a San Marco, a fare il punto Carlo Alberto Tesserin. Non dobbiamo disperdere il positivo che si è fatto e che si sta facendo attraverso il MOSE, ma dobbiamo sapere che le cose che si possono fare subito vanno fatte immediatamente. La Basilica va messa in sicurezza nell'arco di 3 mesi, le risorse finanziarie ci sono, il progetto è pronto, in maniera almeno di salvare la Basilica. Bisogna accelerare il percorso per mettere in sicurezza o in parziale sicurezza l'insula di San Marco e contemporaneamente cercare di ottenere che il MOSE sia apribile in tutti i modi possibili per evitare quello che è successo oggi e nel contempo che gli esperimenti che si stanno facendo diano garanzia alla movimentazione dei natanti e d'altro lato alla capacità di tenere laguna quella che è la laguna di Venezia. Per ritornare ad essere attrazione per il mondo bisogna affrontare con molta determinazione anche capacità di sacrificio per gli investimenti che bisognerà fare, a credere in Venezia perché sia oggi in sofferenza, ma domani ancora meglio di ieri. E in questo contesto si inserisce anche il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Buonasera. Buonasera. Oggi il MOSE non è stato sollevato e Venezia è andata sott'acqua. È stato un trauma per tutti i veneziani perché questo è accaduto dopo vari sollevamenti di tutte le paratoie, l'ultimo addirittura di 40 ore e Venezia era rimasta all'asciutto. Oggi Venezia è andata sotto perché il livello della marea era stato previsto 115-120, incredibilmente si è arrivati ad 1,38, anzi a un certo punto si pensava che si potesse arrivare a 1,45. Un fatto gravissimo perché ci si chiede e ci si continuerà a chiedere anche nei prossimi giorni come sia potuto accadere. È bastata una previsione sbagliata del centro maree, è bastato questo a creare questo scompiglio, questo fatto davvero molto ripovevole. Può darsi che siano successe altre cose. Certo c'è un problema evidentemente nella catena di comando, non c'è comunicazione o non c'è stata in questo caso tra il commissario straordinario ministeriale Elisabetta Spitz e il provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. Sono due donne che non vanno d'amore e d'accordo e questo può avere provocato un cortocircuito. Sarebbe gravissimo. Certamente il sindaco Brugnaro avrà un diavolo per capello, immaginiamo, perché anche a lui sarà attribuita la responsabilità di questo mancato sollevamento e il sindaco Brugnaro avrebbe il potere, il peso per intervenire, per sollecitare un intervento molto più tempestivo. Il problema è la gestione del MOSE, non può essere gestito da Roma, l'ha detto il sindaco Brugnaro, lo ripetiamo noi, ci vuole una centrale di controllo politico anche qui a Venezia, soprattutto a Venezia, mentre invece da Roma si tenta, anzi si è già fatto di tutto per portare la tolda di comando nella capitale. Dovesse ricapitare, credo che scoppierebbe una rivolta dei pochi veneziani rimasti, molti dei quali non ancora risarciti per i danni dell'acqua alta eccezionale dell'1,87. È davvero scandaloso che una volta che il MOSE ha funzionato non sia stato
possibile farlo funzionare ancora in una situazione di grave emergenza e in un periodo gravissimo con valanghe, smottamenti, il territorio devastato da nevicate intense, precipitazioni intensissime, e quindi bisognava essere pronti a intervenire subito. Non si può pensare nel giorno dell'Immacolata di lasciare perdere tutto e di consentire all'acqua alta di invadere nuovamente questa splendida e disgraziata città. Ma tutta la laguna ha risentito del problema dell'acqua alta. Le immagini che vedete si riferiscono all'isola di Burano. Anche Chioggia si è ritrovata sott'acqua, nonostante la situazione stia migliorando in queste ore. Le zone più colpite sono state il centro storico, la spiaggia di Isola Verde, letteralmente scomparsa per la mareggiata. E lo stesso primo cittadino clodiense Ferro dire che l'Arenile non esiste più. La zona golenale di Punta Gorzone si è allagata, coinvolgendo anche una abitazione. Da qui il richiamo del sindaco a interventi strutturali. Adesso per noi c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in diretta per parlare dei danni del maltempo di questi giorni, soprattutto lungo il litorale veneziano. Litorale veneziano devastato dalle mareggiate che hanno eroso 300.000 metri cubi di sabbia, provocando danni di milioni di euro. Eraclea, Isola Verde e Sottomarina Jesolo, che da sola ha perso 50.000 metri cubi di sabbia, danneggiata in modo particolare la Pineta. E dal primo cittadino arriva un appello netto: vicinanza per la situazione che vivono nelle zone montane, ma ci siamo anche noi. Appena finita questa emergenza, per quanto riguarda non solo i danni ma anche le persone e gli animali, perché nel Veronese ci sono anche animali, noi non abbiamo per fortuna questo problema delle persone, però i danni sono ingenti anche nelle nostre spiagge. Io parlo di Jesolo, ma ho parlato con dei colleghi vicini, Eraclea, Bibione eccetera, e quindi che la regione si ricordi che ci siamo anche noi con danni veramente importanti. Oltre all'erosione ci sono anche i danni di manutenzione, perché le piene dei fiumi hanno fatto defluire tonnellate di legname e rifiuti che sono stati trasportati sulle coste. La questione non può essere gestita solo in ottica emergenziale. L'opinione condivisa da sindaci e Union Mare: i ripascimenti di sabbia vanno solo a tamponare la situazione, ma il problema resta e va risolto con una progettualità e stanziamenti a difesa del territorio e delle imprese del turismo. È arrivato veramente il momento di passare dalle parole ai fatti, e come dicevo prima servono delle risorse importanti. Adesso c'è questa partita del Recovery Fund, il Veneto sarà beneficiario sicuramente di una quota importante. Ebbene, dobbiamo capire che parte di questi denari dovranno essere impiegati per la tutela delle coste. Il sindaco di Noale, Patrizia Andreotti, è risultata positiva al Covid-19, ne ha dato annuncio lei stessa sulla propria pagina Facebook. Oggi ho avvertito un po' di febbre, nel pomeriggio ho fatto il tampone dal quale sono risultata positiva. Da qui la rassicurazione: continuerò a occuparmi dell'amministrazione da remoto grazie alle tecnologie. A proposito di Covid, uno dei fronti caldi in questi giorni è il vaccino anti Covid, in particolare il dibattito attorno alla patente di immunità, una sorta di certificato, tema rilanciato anche dal commissario per l'emergenza Arcuri. Da qui il sondaggio di questa sera: vi chiediamo vaccino, una patente per chi lo fa? Se sì, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no il numero è ovviamente quello in rosso 0422 1626 690. La chiamata è gratuita. L'esito a Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino. Connesso al tema del Covid, quello del DPCM di Natale, in particolare i controlli e le multe che ne potrebbero derivare, arriveranno anche in Veneto i militari, i carabinieri, i poliziotti annunciati dal Viminale. Lo ha confermato il sottosegretario all'interno Achille Variati ai nostri microfoni. È un virus micidiale, dobbiamo fare un sacrificio, dice Variati rivolgendosi ai veneti. Non diamo per scontata la fascia gialla per la nostra regione.
cambiamo decisamente pagina. Oggi, 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, è stata organizzata la recita del Rosario alla chiesa di Sant'Antonio a Marghera, presieduta dal parroco Don Floriano per un momento di vicinanza della collettività a preghiera nei confronti di quello che è da sempre un simbolo del quartiere, la statua della Madonnina. La vediamo di piazzale Giovannacci, deturpata il 26 novembre da un vandalo che aveva tagliato la testa e le mani alla statua, poi identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza, un'occasione di preghiera in cui la comunità ferita nei propri valori si è stretta proprio nella giornata di oggi. Gli ospiti di Ring questa sera a partire dalle 21.15, Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, Francesca Businarolo, Movimento 5 Stelle, Alessandro Luigi Bisato, Partito Democratico, Giovanni Cecconi, già direttore della Control Room del Mose, Barbara Fiori, Happiness Coach. Tutti questi ospiti di Ferdinando Avarino a partire dalle 21.15 su Antenna 3, rigorosamente in diretta. Abbiamo parlato tanto di maltempo, non ci resta che guardare insieme le previsioni del tempo. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Anche la giornata di mercoledì 9 dicembre sarà segnata da un tempo spiccatamente instabile. Fortunatamente la situazione sarà destinata però a migliorare con il passare delle ore. Vediamo a partire da quando nel dettaglio. Sul Veneto, sulle zone montane e pedemontane, probabilità alta di precipitazioni diffuse, a tratti moderate, nevose oltre i 900-1100 metri sulle prealpi, generalmente fino a fondovalle sulle Dolomiti. Piogge anche in pianura fino al primo mattino, in seguito tendenza al diradamento ed attenuazione dei fenomeni. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, residuo maltempo al mattino con piogge diffuse, poi la perturbazione si allontanerà favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Temperature minime fino a 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo delle precipitazioni nella prima parte della giornata, anche nevose, miglioramento poi in serata. Temperature minime intorno a 1 grado, massime fino ai 5 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.